benvenuti in questa splendida cornice di Palazzo Butera. Siamo qui per condividere insieme un momento molto importante e per gustare, diciamo, quello che adesso attraverso i relatori qui presenti, nonché anche Pino Grasso, che è poi l'autore di questo libro, avremo modo proprio di gustare quanto c'è all'interno. Ricordo innanzitutto che chi volesse, lì in fondo c'è poi il banchetto, può acquistare il libro. Diciamo che è la cosa poi essenziale dell'essere qui anche, è giusto Pino? Perché dico, dobbiamo anche fare questo, ma basta le ciance, dico. E prima di passare la parola a quelli che sono appunto qui, che avranno molto da dire sul libro, ringrazio Pino per avermi invitato e avermi dato questa possibilità. Come diceva Pino ieri durante la sua intervista, questo manuale non è un vademecum, perché Pino non deve insegnare a nessuno come si fanno le cose, ma sicuramente racconta quella che è la sua esperienza in un mondo molto articolato, che tutti viviamo, sia in maniera diretta che in maniera indiretta. Sappiamo benissimo che quando a Bagheria si parla di elezioni politiche, qualunque sia la sua natura, tutti siamo interessati, sia per chi scende in campo in maniera diretta, sia per chi non lo scende. Diventiamo tutti amici e nemici, ci schieriamo ognuno dietro i propri colori e inizia una battaglia che continua, che ha inizio prima, continua durante, diciamo, dopo si prolunga nei tempi. Anche Peppuccio Tornatore nel suo film Bagheria sottolineava diversi aspetti di quella che era la vita politica bagherese e come questa fosse molto colorata e folcloristica. L'abbiamo vista attraverso i suoi attori sotto una, come dire, un occhio un po' più goliardico, ma penso che a distanza di anni questo ancora si ripercuota nella nostra città, e Pino attraverso quello che scrive non fa altro che rimarcare e sottolineare quanto è avvenuto. Ma non voglio togliere la parola a nessuno, pertanto iniziamo con il sindaco Patrizio Cinque, che ringraziamo per la sua presenza. Sì, grazie a voi, buonasera. Questo Pino, come dice il professore Marrone, è un manuale di burocrazia fantasista. Fantasista nel senso che, come nel calcio, a volte il gesto del fantasista può essere un gesto inutile, ma che dà quel tocco in più alla partita. E ne esalta anche le doti del giocatore. Quando viviamo una campagna elettorale, insomma tutti un po' sicuramente a modo proprio vivono la campagna elettorale con passione, qualcuno anche con disgusto, però è un momento sicuramente importante della vita di una comunità. E ci sono varie sfaccettature durante quel momento, quel periodo. E ogni soggetto che lo vive sicuramente può raccontare un momento. Allora il politico può raccontare dalla campagna elettorale alla richiesta di ogni voto, quindi al momento dello scrutinio e poi al momento del risultato della competizione. Se si è eletti si prosegue, se non si è eletti si fa il conto di chi non li ha votati, qualcun altro invece magari un po' se ne frega. Poi ci sono altri soggetti che vivono quel momento, ci sono i dipendenti comunali che fanno un gran lavoro durante le settimane precedenti alla competizione elettorale e si preparano e vivono ovviamente l'aspetto burocratico del momento. Poi ci sono gli scrutatori che vengono eletti, a volte nominati, e che quindi vivono il momento da prima. Forse magari semplicemente, come ricorda Pino durante questo manuale di sopravvivenza, magari semplicemente perché c'è da guadagnare qualcosa. Altri magari invece perché ci credono, sono baciati dalla fortuna, dal momento, e vivono quell'aspetto, quel momento, quel compito che Pino definirà notarile per tutti i componenti del seggio. Lo vive appunto con dedizione. Pino ricorda anche che nel manuale, durante la composizione del seggio, che è variegato, ci sono donne, ci sono uomini, ci sono anziani e ci sono appunto più giovani. E consiglia, perché questo è un manuale appunto e si danno dei consigli,
di prediligere, se possibile, i più giovani, perché sono motivati, perché sicuramente hanno la volontà di voler apprendere, mentre magari l'anziano l'ha fatto tante volte e questa esperienza presunta porta spesso il presidente di seggio, il segretario, insomma, a commettere qualche errore. Poi c'è lo scrutatore. Dello scrutatore ne possiamo parlare, se ne parla anche in questo manuale, diciamo, perché chiaramente non si può non parlare dello scrutatore. Se ne parla anche in un libro di Calvino, molto interessante, devo dire che fa, probabilmente con un paradosso, fa emergere forse quanto è folle, non tanto, non so se qualcuno l'ha letto, non tanto sono folli coloro che stanno andando a votare in quell'episodio, perché parliamo di un praticamente di una struttura, esatto, che ospita appunto soggetti, chiamiamoli fragili in un certo senso, che forse non sono in grado di intendere e di volere, e lui probabilmente lo fa con uno dei suoi paradossi, dicendo che forse chi va a votare non è chiaro se sia in grado di intendere e di volere. Poi c'è una figura chiave, una figura importante che Pino ha ricoperto per molti anni e a cui ha abdicato con una finzione che dà agli altri, l'ho letto tutto, quindi si vede, in un giorno e mezzo l'ho dovuto leggere, mi presento, è normale che si debba leggere, secondo me è anche interessante soprattutto per chi ha vissuto il momento elettorale, forse per chi non l'ha vissuto mi rendo conto che può essere noioso, per chi lo ha vissuto soprattutto nella composizione di un seggio, secondo me è interessante, soprattutto se lo legge, io conosco la voce di Pino, quindi l'ho immaginato letto da Pino nella mia mente, con una voce fuori campo, con un cortometraggio, una di quelle voci che spunta alla fine di un film, e quindi alla fine del film Pino Grasso spunta e racconta, insomma, fa il sunto di quello che ha raccontato, ma da ogni episodio che succede durante la campagna elettorale, sostanzialmente nel momento della composizione del seggio e durante le votazioni, lì si può trarre uno sketch, uno di quei sketch di Franco Franchi o di Totò, o magari di Tornatore, ma anche qualcosa un po' più elevato, perché si possono raccontare veramente tanti episodi, dal soggetto che firmando, il cittadino che firmando, votando, lascia una dedica ai posteri. A me è capitato anche di vedere una fetta di salame dentro la scheda con scritto mangiatevi pure chissà dopo le nazionali, quindi sappiamo tutti cosa si vive in quei momenti, ci sono momenti goliardici e momenti un po' più elevati, ci sono anche momenti e Pino è bravo nel dettagliare tutte queste giornate, perché sono giornate concitate che vivono di alti e di bassi, e Pino, come normale che sia per il personaggio che tutti conosciamo, non dimentica anche lasciare all'interno del manuale di far trasparire la sua professione di fede, lasciando per esempio, oltre all'ora che viene lasciata agli scrutatori, io ho fatto una volta lo scrutatore, un'ora solo mi è stato lasciato, ma lui lasciava anche quell'oretta e mezza in più per andare ad assistere alla messa domenicale. C'è di tutto e di più in questo manuale, bisogna leggerlo in poche ore, bisogna immaginare quei momenti, secondo me riderci anche su perché è divertente, e proprio con il fare di fantasista, da fantasista in questo caso, Pino ci racconta proprio gli aspetti forse più interessanti, perché poi è tutta noia, devo dire, quel momento dal punto di vista burocratico, però lui trasforma l'aspetto burocratico di tutte delle giornate elettorali in delle giornate pirandelliane, fondamentalmente, in delle giornate che viene il piacere quasi di andare a votare. Quindi, ovviamente ci sono alti e bassi, come è chiaro che traspare anche ed è secondo me interessante da un punto di vista
sociologico anche questo libro, perché chiaramente Pino non e lo dice dichiaratamente, non vuole dare lezioni e non vuole che questo sia un manuale di sociologia, però ho visto anche nella bibliografia, hai partecipato insomma a un manuale sulle tecniche di comunicazione, lo ha pure scritto, l'ha praticamente scritto, e vengono anche adottate, cioè in alcuni tratti, in alcuni capitoli del libro si danno dei consigli su quelle che sono le tecniche di comunicazione da utilizzare e con i politici e con i candidati e con i dipendenti comunali, con le forze dell'ordine che prima erano forze diciamo militari che ci provavano magari con le scrutinatrici più avvenenti e con gli altri presidenti di seggio, quindi interessante. Grazie Pino, spero di averti descritto bene come l'ho letto con piglio, veramente ho sentito la tua voce, non in senso diciamo esoterico, ma in senso come se stessi guardando un film, perché a me piace anche immaginare le scene, avendole vissute è facile, quindi per chi ha vissuto quei momenti sicuramente leggendo questo libro si divertirà e secondo me può essere utile anche per i presidenti di seggio, per coloro i quali faranno parte dei seggi in futuro, della composizione dei seggi in futuro, perché dà delle lezioni che lui non voleva dare, in realtà, ma è inevitabile darle, e saranno utili per tutti, cittadini inclusi. Grazie Pino veramente per la lettura, complimenti per il tuo manuale di sopravvivenza. Ringraziamo il sindaco Patrizio Cinque e diamo adesso la parola al dottor Giorgio Castelli. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Pino per avermi coinvolto in questa interessante iniziativa. È naturalmente un volume interessante che si presta a diverse considerazioni. Ma io con questo mio breve intervento non parlerò tanto del libro, ma parlerò dell'uomo Pino Grasso. A me piace parlare di Pino Grasso perché è una persona affabile, semplice, sempre disponibile. È una persona che potrei definire con una frase presa a prestito di multiforme ingegno. No. Egli nell'ambito bagherese ha svolto diverse attività con grande impegno e con grande dedizione. Io, oltre alla sua attività professionale di dirigente presso l'Università degli Studi di Palermo, egli ha svolto a Bagheria un'intensa attività giornalistica. Il suo approccio con il giornalismo è in modo essenzialmente particolare, perché Pino descrive gli eventi ha descritto gli eventi di diversi decenni bagheresi con assoluta serenità ed oggettività. Non giudica i fatti, li descrive per quelli che sono, e questo veramente è una prerogativa che nella stampa, nella carta stampata, si trova un po' difficilmente. Tu sei un grande giornalista, ma sei anche un grande formatore dell'attività giornalistica. Di questo te ne do pubblicamente atto, perché abbiamo per tanti anni collaborato per le mie attività che tutti conoscono, e quindi io davo le notizie a Pino su quelle che erano le attività, le iniziative dell'amministrazione comunale, che Pino si descriveva con molta puntualità e precisione. Io dico che se oggi dovessimo raccogliere tutti i tuoi scritti su Bagheria, ne verrebbero fuori gli annali di Bagheria. Forse non sarebbero gli annali, i 142 volumi dei annali di Tito Livio, il quale scrisse a brume condita libri, 142 libri, o quelli di...
acido, ma certamente, certamente verrebbero diversi volumi in cui si potrebbe leggere veramente con obiettività quelli che sono stati i fatti determinanti della vita sociale del nostro Paese. Del libro dirò poco perché ecco, quello che volevo un po' aggiungere in ordine alla sua personalità, alla sua attività, è quello che egli è stato sempre a servizio della società. Le sue iniziative nell'ambito della comunità sono state essenzialmente rivolte a servizio della gente, con disinteresse ed umiltà. Questo lo posso sottoscrivere tranquillamente e credo che tutti i presenti daranno atto di questa, di questo che sto dicendo, di quello che sto dicendo. Quindi è stato inoltre un uomo di chiesa e quindi nella sua attività di è un uomo di chiesa, nella sua attività di diacono, sempre pronto, e lo vedo in tutte le manifestazioni religiose, come fai non lo so, ma sei sempre presente, cioè sei veramente, non hai l'ubiquità, ma certamente farai tanti sforzi per essere presente, esatto, per essere presente il più presente possibile in tutte le cerimonie religiose. Devo ricordare anche che egli è socio onorario del Rotary Club Bagheria e questo è un fiore all'occhiello di Pino e che noi come club abbiamo voluto conferire questa onorificenza perché le caratteristiche, ecco, le peculiarità del Rotary è quello di servire la società, servire la comunità, essere a servizio della gente, essere a servizio dei più umili, essere a servizio dei bisognosi. E questo credo che proprio ecco naturale nell'attività, è stato naturale nell'attività e nell'opera che Pino ha svolto. Quindi gli abbiamo il Rotary di Club Bagheria, gli ha conferito qualche anno fa l'onorificenza di socio onorario e di questo anche io come rotariano sono onorato. Il libro è certamente interessante. Ma è interessante nella misura in cui si legge non come persona addetta ai lavori, perché leggendola come persona addetta ai lavori certamente molto si potrebbe anche dire anche in difformità quello che tu qualche volta scrivi o accenni. Io sono, lo dico questo perché sono un addetto ai lavori, noi abbiamo fatto elezioni comunali, decine e decine di elezioni comunali, quindi so come funzionavano le cose e so anche come i seggi elettorali a Bagheria funzionavano. Io qualche accenno particolare potrei farlo per esempio per una sezione dell'elettorale di Bagheria che completava le operazioni sempre per ultimi, ma non per ultimo dopo mezz'ora dal penultimo, dopo ore e certe volte anche giorni, addirittura all'indomani, perché voi sapete che i tempi di cui dispone il presidente di seggio addirittura sono comprendono anche il giorno successivo. Ebbene, c'era una persona che tutti conoscete, forse non tutti conoscete, ma che molti ricorderanno, l'avvocato Tantillo. L'avvocato Tantillo era sempre presidente della prima sezione elettorale del comune di Bagheria. Si metteva al momento dello scrutinio, era un rito, cioè ogni scheda si doveva fare non solo la radiografia ma la TAC, quindi era praticamente mezz'ora bisogna discutere su ogni scheda perché se c'era qualche cosa si vedeva in controluce e tutte queste cose, quindi diciamo queste cose. Qualche altra cosa è capitato per esempio in qualche altra sezione dove capitava qualche inghippo che mancava qualche scheda, qualche cosa, e qui mi viene in mente a Pattana 70, dice Pino nel concludere il suo libro, cioè, con una battuta che praticamente molto spesso nel seggio elettorale bisogna appattare a 70. Ricordo che una sezione di ASPA, in una elezione che non ricordo esattamente in quale anno, il presidente non consegnava i verbali, non chiudeva i verbali perché mancava una scheda. Ebbene,
tutto bloccato, tutti alla ricerca di questa scheda eccetera. Allora a un certo punto erano passate ore e ore, dovevamo comunicare i dati alla prefettura e quindi c'è l'esigenza di vedere di che cosa, qual era il problema. Mi sono recato ad ASPRA, ho detto qual è il problema. Allora sono due le cose: o lei piglia una scheda e la fa spuntare comunque, mi dico ma questo è controlegge, non lo può fare, oppure verbalizza che manca la scheda e chiude il verbale, non ci sono problemi. Dico, ma deve essere messo tutto a verbale. Anzi, a proposito, mi sovviene una cosa: quando tu parli di quel caso Porretto, che era un componente del seggio elettorale di Pino, che era abituato a fare dei trucchetti, ma non capita solo a Bagheria queste cose, in tutti i paesi. A Palermo, in tutti i paesi c'è sempre quello che mette la puntina della matita tra le unghie e poi nelle schede bianche segna un numero, quindi succede in tutte le... Allora è capitato a Pino che una elezione che c'era questo tizio che si munì di questo aggeggio, di questa cosa eccetera, e cominciò a scrivere. Non scrisse perché l'ha bloccato, perché nel caso in cui avesse scritto qualche cosa tu dovevi denunciarlo, quindi era questo che volevo sottolineare. Quindi diciamo molto spesso il presidente di seggio ha delle responsabilità enormi alla polizia, deve curare la polizia del seggio elettorale, dare direttive, insomma è veramente il dominus della situazione, che gli scrutatori hanno sempre una funzione anche consultiva, perché sentite gli scrutatori il presidente può decidere diciamo a suo giudizio sulle questioni che sorgono, e le questioni ne sorgono con i rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista sono veramente diciamo le pecore nere del seggio elettorale quando sono poi politicizzati in modo esasperato, perché ci sono rappresentanti naturalmente sereni che svolgono il loro compito con serenità e con ponderatezza, ma ci sono di quelli che sono infatuati della politica, che vedono imbrogli ovunque e che quindi contestano tutto e tutti. Questo libro, e tu hai un pregio, il pregio di avere reso, vorrei dire, umano il ruolo e la funzione del seggio elettorale. Ne hai fatto un fatto umano, l'hai umanizzato con questi episodi così simpatici, con questa descrizione anche degli adempimenti, che molto spesso anche sono pedissequi, nel senso che vanno passo passo per tutte le operazioni, dall'apertura del seggio elettorale alla consegna della chiave, quando poi finiscono tutte le operazioni. Quindi tu descrivi per i vari cose. Io leggendo questo libro, poi alla fine, io pensavo, ma Pino come mai nonno ricorda un fatto importante della sua vita? E aspettavo, leggendo, arrivò il punto in cui questo fatto importante della tua vita è venuto fuori. Alla fine, ed è quello della sua candidatura a sindaco. Pino Grasso nel 1995, al termine di un periodo di commissariamento, il primo commissariamento di Bagheria, è stato candidato sindaco di una lista civica, in cui praticamente ci ha alla fine creduto, perché le resistenze sono state tante, le tue resistenze. Io ho vissuto un po' così di traverso e dall'esterno queste trattative. Voglio dire, quindi ha resistito ad un certo punto, ma poi si è deciso, appunto per lo spirito di servizio che lo anima. E qui lui racconta anche qualche episodio, qualche inghippo che è capitato e che in un certo senso è andato in controtendenza a quelle che erano le tue aspettative, anche da parte di coloro che ti avevano pregato di candidarti per sindaco. Nella presentazione del libro il professore Marrone conferma, cita praticamente un'espressione che conferma quello che dicevo io sul fatto della umanizzazione delle funzioni burocratiche del seggio elettorale. Dice: riuscire a trasformare la cosa più noiosa e ingombrante del mondo, il potere puro degli uffici, in un oggetto letterario interessante e forse anche divertente, non è un'operazione da poco. È un'operazione da poco, non è un'operazione da poco, e tu ci sei riuscito a far questo. E devo anche ricordare, come ha ricordato anche il sindaco, che c'è un precedente
analogo, quasi analogo su questo, ma naturalmente di diversa natura e di diversa ampiezza anche sul piano etico, sociologico, ed è il libro di Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore, ma lì ambientato in una situazione complessa da un punto di vista proprio della sofferenza umana, dei bisogni, perché siamo in una sezione elettorale del Cottolengo di Milano, e lì, del Cottolengo di Torino, e lì praticamente sapete che umanità c'è, e che quindi questa constatazione di questo stato di cose portò l'autore a delle riflessioni, e quindi praticamente dice: sono entrato a fare il componente del seggio elettorale, lo scrutatore, in quella sezione in un certo modo, e ne sono uscito diverso, perché durante la giornata non si occupava delle faccende del seggio elettorale, ma rifletteva sui bisogni e sulle difficoltà in cui certe volte l'uomo si trova. E io non vorrei aggiungere, potrei dire tante altre cose tecnicamente sul libro eccetera, ma questo lo lascio a chi parlerà espressamente, specificatamente del libro, e specialmente a Pino Di Salvo, con cui ci siamo già sentiti. Ma io desideravo concludere questo mio intervento proprio con una frase che si trova nel libro di Italo Calvino. Contano due principi: non farsi troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire. È proprio il servizio. E credo che anche questo libro che tu stai facendo è un servizio che rende alla comunità nel tuo stile. Grazie Pino. Ringraziamo il dottor Giorgio Castelli e passiamo la parola adesso all'avvocato Silvana Ticali. Grazie. Buonasera. Grazie Pino per avermi invitato, credo nella qualità di amica ma anche ritengo di collega. Ho sostituito evidentemente l'avvocato Tantillo nella sezione 1, e quindi insomma non sapevo della sua, io non sono così pignola, quindi si sono ridotti notevolmente, quindi dico forse un passo in avanti si è fatto. E ricordo circa un mesetto fa mi arrivò una telefonata e mi disse: Pino, sei invitata come relatrice alla presentazione del mio manuale. E io lì per lì, va bene, ci sarò. Pensavo scherzasse. Invece circa due settimane fa mi disse: confermi la tua presenza. Vabbè, quindi lì un attimo di ansia, quindi lo rincorrevo per avere copia del manuale, per essere insomma presente. Non avevo, ecco, e infatti è stata un successo, sì, da ben 17 anni già, quindi credo di avere sostituito, io non sapevo. Non gli somiglio evidentemente, io la conosco per fama, però dico, dalla lettura del manuale, graziosissimo, veramente letto in pochissime ore, intanto sei stato già nominato segretario nel 1976. Io ero piccolissima, quindi non vi dico l'età esatta perché sembrerebbe vi fate il conto di quanti anni ho adesso, quindi un'esperienza ritengo quarantenna. No, beh, ma è proprio per l'esperienza che lui ha avuto in tal senso. E mi rappresenta, mi sono rivista in determinate situazioni che lui racconta naturalmente, già dalla presentazione della domanda, che è stata veramente uno shock. Intanto mi recavo io personalmente, così come l'ha fatto lui, a presentare questa domandina per la nomina di presidente. Non appena lui scrive, non appena disse frequento l'università di giurisprudenza, immediatamente il seggio, tac, immediatamente. La stessa cosa ho fatto io.
mi sono recata lì perché dovevo sostituire allora l'avvocato Fara Pipia perché impegnata in altra occasione sua personale. E l'ha detto alla Corte d'Appello, mi disse, signora, perché non mi sono presentata per avvocato, ma signora. E mi disse, signora, lei arriva e vorrebbe il seggio così? Mi disse, compili la domanda. Non ho fatto in tempo a scrivere l'attività professionale che svolgessi, immediatamente mi disse, la vuole la sezione 1? Non esperta, non essendomi mai occupata di questa cosa, accettai contentissima, non sapendo cosa c'era dietro. Dico, l'attività di presidente è la stessa in tutte le sezioni, è chiaro, ad eccezione delle consultazioni comunali che sono tanto dire, tanto lavoro, ufficio centrale, ufficio elettorale, tanto lavoro e tanto impegno. È chiaro, dico, che l'essere presidente di seggio riveste, dico, non bisogna né che ci possa essere una laurea particolare, occorre soltanto il diploma di scuola secondaria. E pertanto dico, bisognerebbe essere esperti anche nel fare questo, perché dico, i manuali che offre la prefettura bisogna anche quelli interpretarli, perché non è così facile, sono tecnici, non vivono materialmente le votazioni. E poi un altro episodio grazioso che mi accomuna a Pino Grasso, e lui ricorderà anche perché lo ha scritto, è che io per le prime consultazioni comunali un pesce fuor d'acqua, l'unico presidente che conoscevo nel plesso del Cirincione, Pino Grasso. Metà votazioni, metà consultazioni, mi vengono i poliziotti, le forze dell'ordine che volevano votare nella sezione 1. E allora corsi da Pino e dissi, Pino, aiutami tu, falli votare tu. Lui mi ha risposto, no, votano alla sezione 1, la sezione 1 è tua, te la ricordi? La sezione è tua, votano da te. Dico, non c'è un obbligo di legge che dica che debbano votare alla sezione 1, ma lui, graziosamente, li mandava alla sezione 1. Sì, è l'esperienza, ora non più, ora si fa una volta per ciascuno, anche perché dico, ci sono incombenze. La prima volta riteci votare da me. La prima volta, poi negli anni successivi invece. Le mandati da me. Bravissima. E quindi dico, mi è stato di grande aiuto per formarmi, l'hai fatto. Ecco. Per me l'ha fatto, sì, infatti. Quindi, lo so, lui è un servitore dello Stato, dico. E, dettagliatamente e molto, in maniera molto esaustiva, narra capitolo per capitolo quella che è veramente la, dico, tutta la, direi, esposizione di quella che è dal, diciamo, proprio dall'inizio, dal prendere in consegna da parte degli addetti comunali di questi scatoloni, di questi plichi, e dopodiché la cosa graziosa, rappresentanti di lista che non vedo, ma perché ritengo siano molto importanti. E come diceva il dottor Castelli, considerato che ha da 17 anni che faccio questo impegno, mi sono assunta questo impegno, denoto la differenza, e lo potrà dire pure Pino, la differenza tra i rappresentanti di lista di una volta, di 17 anni fa, e quelli di adesso. Prima ritengo, erano veramente più politicizzati, erano più convinti ideologicamente, più informati, e assumevano questa loro funzione perché ci credevano. Adesso io vedo ragazzini, cioè non vedo. La persona che ci credo, oppure presidente, immediatamente me la fa la giustificazione, così io non lo presento al lavoro per non andare, cioè dico, si chiude tutto lì. Poi che dire? Niente, nella sezione dico che io ho la sfortuna, di presiedere, così come io, così come Pino in tutti questi anni, si assume quella che è la funzione di un pubblico ufficiale a tutti gli effetti nell'espletamento di queste funzioni. Devo dire, perché farlo?
ha detto bene. Io ritengo, perché tenendo conto di tutte le responsabilità che solo il presidente di sezione ha, responsabilità civili, penali, dico per un minimo errore, ecco, manca la scheda, a pattare la 70, perché diversi reati possono essere ascritti al presidente di seggio. Sono pesantissimi, abuso di atti d'ufficio, concussione, mancanza, dico, ecco, ce n'è tantissimi. Faccio riferimento a questo perché fin dall'inizio i rappresentanti di un tempo, sicuramente li conoscerete, dico nomi tipo Ciccio Lima o Gioacchino Scardina, che sono, diciamo, vecchi storici e che tenevano addirittura uno di questi mi venne in studio una volta e mi disse ma lei forse ha tenuto conto più di una cosa che dell'altra, faccia ricorso. Ho detto, tanto alla fine il peggio che potesse accadere, tenendo conto che non avevo fatto imbrogli, era quello di togliermi la sezione 1. E loro non hanno capito che forse era un bene che me la togliessero, che non avrebbero arrecato chissà quale, anche perché, e concludo, a parte le responsabilità, le paghe dei presidenti di seggio, non vorrei essere venale, non sono, perché sono talmente irrisori rispetto a quello che può essere la funzione e l'impegno assunto da uno scrutatore. Credo che sia, si differenzia di 50 euro, 30 euro, quindi dico è veramente irrisoria. Qualcuno mi chiede fino a qualche tempo fa mi dice, ma tu perché continui a farlo, così come l'ha fatto per tanti anni Pino? E Pino non è che davano di più, suppongo che, come ha detto bene, per uno spirito di servizio alla collettività, alla politica, alla comunità, perché dico alla fine non effettivamente è un semplice servizio, che è un impegno che si assume. E che dire, bisognerebbe, ritengo, non improvvisare, o meglio, cercare di creare professionalmente sia i presidenti sia gli scrutatori. Questa cosa io l'ho sempre detta, non bisogna avere una preparazione ma un'esperienza che la si può colmare con dei corsi anche formativi in tal senso, perché dico, se si fa con impegno è chiaro che bisognerebbe farla. Fare il presidente è un'emozione, a maggior ragione per me, dico qui c'è il sindaco e forse neanche si ricorda di me, ma comunque sia, dico si ricorda, perché così come ha preannunciato il dottor Castelli, alla sezione 1 si forma successivamente, dopo lo spoglio, l'ufficio elettorale presieduto dovrebbe essere dal presidente del tribunale competente, che non viene mai, che delega un magistrato in tal senso addetto alla giudicazione, verifica dello spoglio avvenuto da tutte e 50 sezioni qui a Bagheria. E poi la cosa più emozionante per me, non so per i vari sindaci che hanno proclamato, ma in virtù e facente parte della sezione 1 ho proclamato, da Nino Fricano, da Biagio Sciortino, Lomeo, nonché ultimo il dottor Cinque. Quindi niente, una bella esperienza, spero che molti giovani lo facciano, e lo facciano con impegno e non... Da notai, ecco, bravissimo, da notai, e con una certa volontà di fare, ecco. Grazie e grazie a voi. Ringraziamo l'avvocato Silvana Ticali e passiamo la parola al professore Giuseppe Di Salvo. Quando Pino Grasso, di cui sono amico da anni, quando facevamo diversamente la funzione intellettuale lavorando nella famosa trattoria Crescia di Malta, e mi ricordo che una volta lo dovette accompagnare anche sanguinante al pronto soccorso, io dovevo andare a Roma che avevo un congresso, allora ero militante nel radicale, e ora parliamo anche del referendum, perché loro erano, mi si sente?
loro erano note in radicale, me compreso, per la raccolta delle firme referendarie, e vi confesso che io ho cominciato a leggere il libro, in genere quando leggo il giornale comincio sotto sopra, non dalla testata, ma da dietro la testata, in genere c'è pubblicità, quindi scansiamo. Questo l'ho letto invece perché sono stato attratto da un breve capitoletto dedicato ai referendum. Ma dicevo, quando Pino mi ha chiamato e mi ha detto se ero disponibile a partecipare alla presentazione di questo libro, ho accettato, ero in un certo senso attonito, sapete, perché ne stavo leggendo un altro che era più consistente nelle pagine, ma molto interessante, di Alberto Angela su Cleopatra. Ho sempre amato questa regina d'Egitto e vi consiglio, oltre fra le letture estive, di leggere questo libro. Naturalmente a me è venuto facile perché nei confronti di Cleopatra ho sempre nutrito una passione non da eunuco ma da maschio virile, perché ero attratto non solo da lei ma anche da Antonio, riferendomi anche al famoso film. Ora sono infastidito invece da una cosa che è menzicuesce, che è sto tavolo che arrivo al sindaco, a me mi tocca sempre una cosa menzicuesce. Dicevo, con molto piacere, stavo per finire quel libro, l'ho finito. No, non pensate quello che vuoi, è una cosa sana, è opera lo tavolo. Quando leggo Cleopatra, fra l'altro, mi ricordo le mie provocazioni che facevo quando ero all'università, nel 77 c'erano i movimenti studenteschi, e io leggevo lei e un'altra donna della politica internazionale che mi ha suscitato sempre un certo interesse, che è Evita Perón. Ho smesso, ho letto il libro, prima me l'ha fatto avere, perché io naturalmente vi posso assicurare che i relatori che mi hanno preceduto, e non è vero quindi che gli esponenti, in questo caso lo devo citare per forza, del Movimento 5 Stelle, sono ignoranti, certo siamo ignoranti in senso socratico, ma vi posso dire che questo libro l'ho letto, perché l'ho letto pure io, e quindi sono agisco da monitor, faccio un monitoraggio, l'ha letto Castelli, però Castelli mette sempre la foga della sua competenza, eccetera eccetera. Ho letto questo libro e la cosa che mi ha attratto subito di questo libro, al di là della paginetta del referendum, è questa citazione opportuna, perché per quanto riguarda la letteratura italiana è certamente l'unica fonte citata, per chi ne ha conoscenza, Pino, della giornata dello scrutatore di Italo Calvino, citato fra l'altro da chi gli presenta il libro, dal professore universitario, adesso mi sfugge il nome, Marrone. Ma per me invece questo è il terzo libro che io leggo relativo alle funzioni elettorali di qualcuno. L'altro è un libro americano degli anni Ottanta che trattava la situazione, sempre in un romanzo. Questi argomenti di leggi elettorali, fra l'altro, sono molto complicati e molto difficili per una persona che non è abituata a leggere fra i codici, i cavilli, gli articoli, le norme, eccetera, eccetera. Scusate, io non parlo l'inglese, ma il libro in questione trattava del gerrymandering che c'è negli Stati Uniti d'America, che è praticamente quella combinazione che un deputato si inventò. Sapete là che c'è il sistema uninominale, se vota chi vince, e ci sono i vari collegi elettorali che determinano, talune collegi, l'elezione di un repubblicano piuttosto di un democratico. Ebbene, c'erano dei repubblicani molto abili che cambiavano, non è che è solo in Italia che si cancia la legge elettorale, la cambiavano i collegi e facevano in modo, con una specie di serpentina, di, per esempio, se io sapevo che nella provincia di Palermo, zona Caccamo, c'erano molte persone che erano sensibili al voto democratico e sono democratico, mi impostavo il collegio elettorale in quel modo, in modo da sottrarre il seggio al mio rivale. Ma questa citazione che faccio ha in comune col libro di Italo Calvino e col libro di Pino Grasso che cosa? Un aspetto umano molto importante, l'aspetto umano dei diversamente abili. Perché il libro americano che vi ho citato, il protagonista era
è praticamente una persona, un avvocato, che nonostante fosse di impostazione, nonostante fosse di impostazione democratica, finì nelle liste repubblicane. Questo esperto di quel sistema elettorale, che studiava come fare vincere prima i democratici e poi come fare vincere Bush, per esempio, i repubblicani, finiva per creare una specie di dramma personale a questa persona stessa che faceva, che non erano brogli, ma erano manipolazioni della legge, quindi era tutto legale una volta che è divenuto legge. Questa persona, guardate caso, nel libro è sieropositiva, e siamo un po' a Cottolengo, dove là non ci sono sieropositive, ma questa persona sieropositiva, guarda caso, fece vincere Bush, che non finanziava la ricerca per l'AIDS, essendo lui sieropositivo. Nel libro citato da Giorgio, citato da Patrizio, citato anche nel libro per ben 2 o 3 volte da Pino Grasso, si parla dell'Ottolengo, di questa grande esperienza umana che fa questo Amerigo Arnao, che va lì, non sa a cosa va incontro, e si trova in un istituto gestito da suore, dove ci sono diversamente abili cronici, uso il linguaggio che è usato nel libro col linguaggio d'allora, idioti, paralitici, e in un certo senso qua io mi sono messo pure a ridere, non per la diversità, perché mi sovveniva l'elisir d'amore di Donizetti nell'area di Dulcamara, quando si inventa il filtro per fare guarire tutte queste diversamente abili. Il filtro qua qual era? Che di fronte a questa razionalità, il protagonista della giornata elettorale, Italo Calvino, pare fosse lui stesso, sotto quel nome, abbandona, all'inizio il libro parla di uno di sinistra, lo stile manzoniano, non è pirandelliano, negli aspetti un po' comici sì, dico di stile come presentazione, non presenta subito le azioni, le presenta poco a poco, sino a raggiungere questa espressione. Rivela che il protagonista è scritto al PC, era stato messo dal PC lì. Lui quindi è un razionalista, conosce naturalmente Hegel, conosce la Rivoluzione Francese, è un intellettuale dotto. Il libro ve lo consiglio, questo titolo Calvino, ma ve lo consiglio in maniera funzionale. Capirete meglio questo libro, non solo sul piano tecnico, perché io credo che Pino sul piano dell'impostazione alludo per esempio ai capitolette. Nel libro di Calvino, se ricordo bene, i capitolette sono brevi, sono 47. Qui non li ho contate, ma non so se superano il 47. Quindi, 30, ecco, lui è stato ancora più sintetico. E quindi nello stile ci siamo, nella forma ci siamo. Naturalmente Pino non ha bisogno dei miei consigli leggendo il libro, se c'è qualche errore di stampa che nella seconda edizione ti aiuto io e ci fa levare, sono note così che passano. Dicevo, ma quel personaggio, quel Amerigo, abbandona la sua razionalità alla fine, quando vede come vengono usati quelli là per votare. E nel libro di Pino, in un capitoletto centrale, credo, parla anche lui di quando si presentavano diversamente abili, non vedenti, accompagnati da chi doveva votare. E quel protagonista là si rende conto, praticamente umanizza la sua razionalità. E parla di una città imperfetta. La Torino la definisce una città imperfetta. Però lui, all'interno di quel seggio, comincia a riflettere su un fatto, di come in quella città imperfetta, in quel frammento di città imperfetta che è il Cottolengo, lui notava una nota di umanità.
e vedeva, c'è un bel incontro quando lui si sposta e fa votare con altri, lui è scrutatore, c'è col presidente un altro scrutatore, fa votare quelle che non si possono muovere per andare a seggio. Parlo ancora del libro di Calvino. È una cosa bella perché vedo un padre che dialoga col figlio e che lui fa votare. E quindi questo diventare razionale, umano, lo spinge a riflettere anche sul ruolo delle suore, della religiosità che fa proprio, fino a dire che annullando quasi quello che è il tempo, lui vive in quel contesto, vede una parte della Torino, lui definisce in grosso modo il concetto è questo, vede una parte della città in perfezione, vede una parte della città e non la città. Cosa vuole comunicare con ciò che non vede la città? Ma lo dice poi un pochino più là. Quanto noi non siamo, o siamo noi, i diversamente abili rispetto a coloro che noi culturalmente definiamo diversamente abili e oggi ci evolviamo col processo di inclusione. Ma perché questo? Perché? Ma qua, e dico intanto buonasera dopo un po', e qua uso lo stile ancora io manzoniano, saremmo qua un centinaio di persone, ma cosa portiamo noi all'interno del Sergio? Lo chiamavo un amico mio così, un altro Vittangelo Tomasello, lo te ricorderai, veniva lui dalla scuola Carducci, dice, sì, Angelo, non sta venendo, dice, vengo dal Sergio elettorale. E io mi sono arrivato, se pensavo fosse con ciò qualcuno che si chiamava Sergio, in un errore di pronuncia e gli è finita all'esata. Questa umanità che si riscontra anche leggendo queste pagine, sono un centinaio di pagine abbondanti, poi c'è una parte finale con citazione di leggi che non so quanti di voi andranno a leggere. Dicevo io, quanti di noi quando andiamo al seggio elettorale andiamo a votare perché sposiamo degli obiettivi politici? Quante volte invece ci capita di andare lì ad esprimere le nostre frustrazioni di diversamente abili che siamo noi? Noi andiamo là, quel nota che sono vuoto, quando è l'espressione migliore, ma c'è di peggio. Se si fa con coscienza, badate che non è anche quello un tipo di votare annullare la scheda con un messaggio chiaro, ma spesso si va là per abreagire, quindi è quasi una sfida all'istituzione democratica, perché i rappresentanti della politica, nonostante noi avessimo votato, non hanno realizzato quelli, gli obiettivi che avevano nei loro programmi politici. E allora no, e magari ci spunta, qualcuno diceva una fetta di salame, ma è capitato talvolta che spuntava proprio un bel pene che era un obelisco dei tempi di Cleopatra, regina d'Egitto. E io una volta l'ho visto, una scrutatrice che dice «Ah!» Non ho capito se era interessata all'obelisco o si scandalizzò per finta, perché noi siamo attorinati e quindi ora è in questo contesto, indipendentemente dalla sociologia, che va inquadrata la lettura di questo libro. Ritorniamo al capitoletto del referendum. Ci sono state molte referendum da noi vinti. Pannella, ricordo che vi diceva che per anni, per decenni, dopo il referendum monarchia, dopo la seconda guerra, monarchia, repubblica, solo allora si usò la famosa seconda scheda elettorale, quella del referendum. Poi praticamente non la si usò più. E fu, mi pare, la prima volta che anche le donne, al di là dell'obelisco, cominciarono a votare. Andarono a votare perché prima le donne hanno acquisito i cosiddetti diritti civili. E la partecipazione fu alta. Un altro referendum molto partecipato fu quello della regolamentazione della legge sull'interruzione della gravidanza. E badate, la gente ci andò nonostante
mese prima c'era stato, giorni prima, l'attentato a Giovan Paolo II che tu cite, e che è giusto che anche i cattolici facciano politica, si organizzino in partito, però devono rinunciare a tutti i privilegi come tutti gli altri partiti. Un altro referendum che ha avuto più volte partecipazione plebiscitaria era quello sul finanziamento pubblico dei partiti, che poi la partitocrazia abilmente aggirava e faceva ritornare sotto forma di contributo elettorale o altro. Poi è chiaro che molti referendum non raggiungevano il quorum, perché una volta Craxi, una volta Berlusconi invitavano ad andare al mare, e perché soprattutto non c'erano i grandi dibattiti sui contenuti politici del referendum, e i mass media qui dovrebbero avere una grande funzione. Il referendum, non so se tu in quel giorno, perché qua si parla in generale, eri, credo di sì, Presidente. Quello che a me ha fatto riflettere, per non dire che mi ha fatto male, è stato quello sulla fecondazione assistita, quando i vescovi dicevano di disertare, di non andare a votare, argomento difficile, qui ci colleghiamo a Calvino, ci colleghiamo al libro americano che ho citato, io mi ricordo il titolo, mi ricordo solo il concetto, e qui citiamo anche le riflessioni sul referendum. Quel referendum sulla fecondazione assistita, io mi sono fatto un giro in macchina con amici più volte, una volta con un maschio, una volta con una femmina. La città, dopo le 5, era deserta. Le scuole erano illuminate, non si vedeva persona, allora si è arrivato al 27, non so, la percentuale fu bassissima. Era drammatica, sembrava una città invasa dai carri armati. E allora la nostra, e poi praticamente tutto il discorso si risolve nel fatto che se noi andiamo a votare, grazie all'articolo 1, l'avvocatessa della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Il diametralia, guarda che quando io vado a votare mi sento più regina di te, mi sento il re. Ah, ma il re che io. In quel momento, 30 secondi che giù che su, io praticamente vivo la mia sovranità e la vado ad applicare. Poi è chiaro che i politici questa sovranità sono in grado di rappresentarla o attraversarla. Oggi noi viviamo un momento di transizione, dove per esempio si dice, non ultima la finanziaria che non si conosce, ma a parte il fatto che per me la Costituzione non è l'articolo 1, nell'articolo del referendum che stabilisce il quorum per essere valido, quindi 50% più 1, io lo toglierei. Vince anche il referendum se vanno a votare 3 persone, peggio per chi dica se stanno a casa. Oh. E in quel caso noi non avremmo più né un cardinale X né un crack Y, non Berlusconi XY, che vi possa dire non andate a votare. Perché non essendoci quorum e sapendo che la democrazia è partecipazione, noi avremmo, toglieremmo quel risultato austero, quelle luci austere del referendum, quando non sono capiti, perché i mass media non informano, la gente non ha il tempo di formarsi e quindi non va a votare. Togliamo quello, la democrazia vivrà, noi continueremo a vivere, non ci dobbiamo preoccupare di chi oggi è al governo. Il popolo italiano una cosa l'ha capito ormai, che se non si risponde ai desiderata delle persone, si cambia, si capovolge, ed è un invito che faccio io. Quando io per esempio mi sono candidato consigliere comunale, allora sindaco uscente, che poi rientrò per poco, era Antonio Gargano, io volevo pesciata, di avermi fatti sempre, dicevano traditelo, se lo diceva a Pacizio che ci mi faceva arrestare, comunque io lo dicevo a sindaco Gargano, traditelo, chi mi diceva buttana, mi abbracciava, scusate, così mi diceva, mi abbracciava e tutto finiva come finiva.
Detto ciò, che dirvi? Pino è qui, ha scritto un libello prezioso. Io toglierei lo specifico del libro burocratico e lascerei la parola del fantasista, perché la fantasia c'è sempre, del fantasista. Io lo definisco un diario non datato. La data c'è in quell'aspetto umano che lui ha vissuto dell'elezione quando ero lui candidato sindaco, lo citava Castelle. Ti fai un buon apino, sai perché? Tu hai visto andando al bagno quei manifesti, un leggevo libro, no? Quei manifesti deposti con la tua bella faccia più giovane, e ha capito che non era solo questione dei manifesti non appesi, dei facsimili non date. È chiaro che Pino, essendo una persona che pensa di testa sua, non essendo burocrate, qua non c'è il burocrate, qualcuno disse, ma qua è che candidiamo? Io non l'ho sentito, ma è probabile che sia stato così. Dice, ma qua è che candidiamo? E allora, il libro va letto, perché si acquista sempre una coscienza alta e perché voi, veramente, ci possiamo dare appuntamento alle prossime elezioni europee, comunale, quando ci rechiamo al seggio, possiamo votare e portare la nostra corona di re, regina. Se c'è qualche chance, non so che corona c'è a mettere, ma studieremo per metterci d'accordo. Grazie. Ringraziamo il professore Giuseppe Di Salvo. Prima di dare la parola a Pino Grasso e di ascoltare da lui insomma quello che ci deluciderà su questo suo manuale, ricordo sempre che in fondo alla sala c'è la possibilità di acquistare il libro e Pino sarà poi lieto di firmarvelo e quindi di dedicarvi anche appunto una dedica durante l'intermezzo musicale. Diamo adesso la parola a Pino e ascoltiamo da lui. Buonasera, ve l'ho detto all'inizio quando avevo presentato il duo che ci ha intrattenuto all'inizio e che ci intratterrà anche dopo. Che dire, io sono veramente grato a tutti voi che questa sera siete venuti così numerosi e molto anche alle persone che sono in piedi. Quando mi trovo in chiesa, e mi è capitato diverse volte, anche se sono con i paramenti, io vado in sacrestia, vado a prendere le sedie per fare sedere le persone, ma qui non c'erano, quindi non c'era questa possibilità. Pertanto vi ringrazio perché siete veramente stoici, è da 1:10 che siamo qui e persone che sono rimaste in piedi per ascoltare che cosa? Un'esperienza, qualcuno l'ha definita sociologica, io la definirei antropologica, perché qui il soggetto è appunto l'uomo. Io parlo dell'uomo, parlo dell'esperienza dell'uomo, parlo di persone che all'interno di un seggio elettorale vivono quella 2 giorni che alle volte è esaltante, altre volte è deprimente, altre volte non si sa neanche come definirla. Pertanto veramente grazie della vostra presenza numerosa, della vostra presenza qualificata. Io vi guardo uno per uno e trovo in ognuno di voi una storia, persone con cui abbiamo avuto a che fare, ci siamo incontrati, sempre nella grande cordialità, come qualcuno dice, perché io mi ritengo un uomo di servizio, non mi ritengo un uomo, come dire, né di potere, né tantomeno opportunista, ma di servizio. Certo, quello che diceva Castelli prendiamolo con grano salis, perché insomma mi sentivo quasi pronto per defungere, ma non penso che, anche se sono andato in pensione da 3 mesi, senza portafoglio ancora fino ad ora, insomma il buon Dio se mi vorrà dare qualche altro giorno lo accoglierò. Insomma, diceva delle cose che forse sono un pochettino in più di quello che sono realmente i meriti di ognuno di noi, perché ognuno di noi insomma ha una sua storia, ognuno di noi ha fatto qualche cosa, ma soprattutto per questa città.
Il mio intendimento di presentarlo in una domenica dove non c'erano partite, in un orario che poi ha conflitto con questo concerto del Rotary, che tra l'altro, come avete visto, sono venuti tutti i presidenti e gli altri rappresentanti del gruppo dirigente, e li ringrazio veramente, perché dividersi e spartirsi nella stessa serata per due eventi non è una cosa semplice, non è una cosa facile. Ma ringrazio, ripeto, ognuno di voi che ha trovato questo spazio per essere qui questa sera ad ascoltare che cosa? Ad ascoltare un'esperienza, ad ascoltare un qualche cosa che secondo me ci deve fare amare anche questa città. Io l'ho detto anche in altre occasioni, perché di solito mi trovo meglio a fare il presentatore, non a fare colui il quale insomma è celebrato come è stato insomma questa sera, perché mi piace, come dire, mettere in evidenza gli altri. Come dire, sono grato di tutto quello che si è detto, ma vi sarò più grato se voi leggerete nelle file, nelle righe di questo libro un aspetto, ripeto, umano, di quello che effettivamente capita durante questi giorni di elezione. Naturalmente c'è tutta una casistica, ci sono raccontati anche degli episodi che qualcuno magari ci può anche ritrovare. Qualcuno mi ha chiesto pure, ma questo libro in quanto tempo l'hai scritto? Perché molti dicono, ma ci vorrà tempo. Diciamo che io, mentre ancora facevo il presidente di sezione, già pensavo di scrivere questo libro, quindi, come dire, l'avevo già metabolizzato per tempo. Come avevo metabolizzato, e permettetemi di fare una citazione, come dire, familiare, il sacerdozio di mio figlio Claudio, che tutti conoscete, no? All'età di 4 anni, mio figlio Claudio, organizziamo una messa in casa con tanto di calice messale, eccetera. Io gliela registravo, lui aveva 4 anni, e pensavo, io la devo trasmettere quando lui poi sarà ordinato sacerdote. La stessa cosa è stata pure per questo libro. Ringrazio mia moglie, perché senza di lei non avrei potuto farlo. Lei è sempre stata stoica, anche se è il mio grillo, ma il mio grillone parlante. Però, come dire, mi ha lasciato nella mia stanza, probabilmente è stato un discorso anche di comodo, che dice, ora questo è in pensione, ma come uscirà a combattere con questo? Oppure addirittura ci fu un altro, Padre Luciano, che disse, dice, apriti cielo, ora che sei in pensione, quello che può succedere. Allora, cosa può succedere? Può succedere che io mi impegno ulteriormente per questa città, non naturalmente dal punto di vista politico, perché come sapete, noi che siamo rappresentanti, persone insomma organici al clero, non possiamo essere politicizzati, non possiamo, come dire, esprimere una politica attiva, se non invece un servizio, che è diverso, che è la cosa più alta che secondo me si può fare. Pertanto invito, ripeto, ognuno di voi a leggere questo libro come un auspicio di chi si può impegnare realmente per il bene di questa città. Non a caso io avevo chiesto al sindaco questa sala, perché questa è la sala di rappresentanza del comune. Lo ringrazio realmente, ma lui cosa mi ha risposto? Una cosa molto bella che io ho gradito. Mi ha detto, Pino, la sala è a disposizione dei cittadini, e questo mi pare che sia veramente una cosa, dico al di là del patrocino, non patrocino, perché queste sono sempre delle cose, delle sciocchezze, però dico, mettere a disposizione non di Pino Grasso ma della città, e qui c'è la città, il salone Borremans di Palazzo Butera, è una cosa realmente molto bella, molto grata. E allora ve la devo dire qualche cosa a proposito del libro, anche se voglio lasciare naturalmente il gusto della sorpresa, a proposito proprio della mia candidatura, perché capite bene che certe cose si possono scrivere, certe cose non si possono scrivere, giusto? Perché chi ha fatto questa esperienza politica sa quali sono i giochi che insomma ci sono all'interno. Nel 95 si veniva dal secondo commissariamento per infiltrazione mafiosa. A Bagheria si cercavano i volti puliti della città. Qui ci sono persone, testimoni oculari che, con cui abbiamo convissuto giorno per giorno quei momenti che precedevano le elezioni.
Io preparavo in quel momento, in quei momenti, in quei giorni, preparavo un gruppo giovanile nella parrocchia San Sepolcro che avrebbe rappresentato la morte e passione di Gesù, che abbiamo fatto per 7 edizioni, come per 6 edizioni abbiamo fatto pure il presepe vivente, cosa che quest'anno, tranne la parrocchia di Sant'Antonio, che è comunque una cosa molto interna, non a livello cittadino, io penso che qualcuno di voi si ricorderà, l'abbiamo fatta a Piazza Matrice, l'abbiamo fatta a Piazza quella delle Sole, come si chiama? L'Arderia, l'abbiamo fatta a Piazza Sepolcro, l'abbiamo fatta al Cirincione, l'abbiamo fatta a Piazza Vittime della Mafia. Addirittura ci sono delle pubblicazioni che tuttora definiscono Bagheria la città del presepe vivente. Evidentemente, insomma, era un qualche cosa che è rimasto questo. Allora, io ero impegnato con i giovani e venivano esponenti sia di destra che di sinistra. All'epoca c'era ancora la destra e la sinistra. Dice, perché adesso non c'è più? C'è più? No. Probabilmente non c'è più. E allora mi chiedevano, Pino, vogliamo che tu fai il nostro candidato? E allora io, naturalmente, come prima chitto, dicevo di no. Poi venivano quelli della sinistra, no, Forza Italia, che tra l'altro era l'anno dopo, in cui, dopo che Berlusconi aveva preso tutta quella marea di voti, quindi, come dire, dal punto di vista opportunistico mi sarebbe convenuto dire di sì. Perché? Perché, ripeto, anche a quel tempo pensavo a un discorso di servizio, non a un discorso di politica. Ecco perché la Chiesa, poco fa Castelli ha fatto un errore dicendo, no, forse anche tu l'hai detto a proposito della Chiesa che si schiera in politica, la Chiesa non si schiera in politica, si può schierare con una parte di persone rispetto a un'altra parte di persone, la Chiesa è per tutti, Gesù è per tutti, quindi, e allora, andando al discorso della candidatura, dicevo no, 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 no e no, e venivano ogni mattina, sapevano che andava a messa ogni mattina, a quell'ora, eccetera, addirittura poi in casa, Franco, lo devo dire che tu sei il testimone oculare, Franco Galeotto, con cui abbiamo condiviso giorni e giorni, proprio lui lo diceva, e parlavo, dicevo, ma cosa devo fare? Mi è venuto in mano il motto proprio di Giovanni Paolo II, Christi Fidelis Laici. Un libro che impegnava, diceva ai cattolici che bisognava che si impegnassero in politica. E allora ho detto, ma perché? Dico, qualche competenza anche giuridica ce l'ho, o quantomeno mi illudevo di averla, e quindi sapevo pure fare i bilanci, perché quello era proprio, avevo 40 anni, erano gli anni in cui veramente c'era il mio grande sforzo anche dal punto di vista professionale, dirigevo 4 dipartimenti contemporaneamente, non posso dimenticare addirittura il professore Guido Corso, grande amministrativista che poi andò alla Università di Roma III, il quale dopo 3 anni di direzione in dipartimento, caro Piero, tu sei stato presidente del dipartimento, direttore del dipartimento, lo sai, alla fine mi rilasciò una dichiarazione e mi disse, e scrisse, mandandola al rettore, Pino Grasso era il segretario amministrativo del dipartimento, però in effetti era lui il direttore, perché praticamente tutto quello che gli passavo lui me lo firmava quasi ad occhi chiusi. Questo naturalmente mi riempì d'orgoglio, però dissi, ma un giurista che scrive una cosa del genere si è esposto troppo? E ripeto, non mi sono inorgoglito, ci ho detto, voglio mettere ulteriormente il mio impegno a vantaggio della città. Bene, torniamo al Christi Fidelis Laici, torniamo a questa, come dire, accettazione, visto che era la città che me lo chiedeva, però non volevo schierarmi per nessun partito. E ho ottenuto di coniare io stesso il simbolo. Il simbolo con cui mi sono presentato era Uniti e Solidali per Bagheria e c'era un disegno di un papà, di una mamma e di 2 bambini. È sintomatico, si capisce insomma qual era l'ideale per il quale io mi dovevo candidare, e mi sono candidato. Tra l'altro a quei tempi con 5 figli, con un unico stipendio, io non potevo destinare neanche una lira, ancora si parlava di lire, di una lira come campagna, per la campagna elettorale. Io lo dicevo, no, non ti preoccupare, ci pensiamo tutto noi, facciamo facsimili noi, facciamo manifesti noi, organizziamo le serate, questo e quell'altro. Bene. Si va avanti, io da giornalista mi sentivo di avere capito tutto della politica, ed è questo uno dei titoli che io metto sul libro. Non avevo capito in effetti invece nulla,
di politica, perché c'erano stati degli accordi in base ai quali, insomma, questa candidatura sarebbe stata una sorta di ago della bilancia, avrebbe creato, insomma, ripeto, certe cose non si possono dire, però ve le lascio intuire, non c'è niente di trascendentale, però chi ha fatto politica queste cose le sa. Io ripeto che mi illudevo, non è che poi ci ho capito granché, ma un qualche cosa in più mi è arrivato anche alla mente. Comunque, il motivo scatenante per cui ho detto che qua le cose non andavano, qual è stato? Quello che al termine delle elezioni andiamo a fare un briefing con coloro i quali si erano candidati, con i rappresentanti di lista, con tutti quelli, insomma, che facevano parte del gruppo, e dovevo andare in bagno, però io non conoscevo manco la sezione, il luogo dove ci trovavamo. Tra l'altro, invece di fare io campagna elettorale, me ne andavo con i ragazzi, e qualcuno poi mi disse, addirittura un mio cugino, e io lo scrivo nel libro, dice: Pino, ma tu neanche sei venuto a chiedermi il voto, pretendevi che io ti davo il voto? Io pensavo, da neofita, sì, i miei parenti almeno me li danno, i cugini, gli zii, dico anche questo, per dire che la gente intanto vuole essere incensata e non va al di là del proprio naso, di quel discorso che magari diceva anche tra le righe pure Giuseppe, che c'è un discorso che è, come dire, non molto semplice, molto, non molto limpido, ma io penso che invece la politica deve essere un qualche cosa di molto più alto. Sono arrivato terzo su tre, ma il problema non è stato questo, il problema era che comunque aver ottenuto 6.000 voti senza, ripeto, avere pagato neanche un facsimile, è stato veramente molto bello da parte mia, e cioè da parte di coloro che avevano ritenuto in me la persona che li poteva rappresentare. Così non è stato, però io posso dire a chiare lettere, e veramente tu mi dicevi di ringraziare il Signore, l'ho ringraziato come il Signore, ma non perché non sono diventato sindaco, ma perché se io fossi diventato sindaco nel 95 probabilmente non sarei diventato diacono. E allora, siccome io ci tengo al mio diaconato, ci tengo al pari della mia famiglia, e lo dico pure in terza di copertina quando dico diacono della chiesa di Palermo, poi dico tutte le altre cianfrusaglie che uno ha, insomma, il curriculum, quelle poche cose uno le deve scrivere, però ho scritto nella prima riga diacono perché ci tengo. Voi sapete che il diacono indossa una, si chiama stola, una stola trasversale che si indossa dalla spalla sinistra al fianco destro, mentre il sindaco, e qua ce ne sono uno e due in carica, c'è un vice sindaco pure, Benedetta Patti di Sciara, c'è Martorana di Ficarazzi, il nostro sindaco, c'è un ex sindaco, avevo visto Pino Lomeo poco fa, eccolo lì, ce ne sono altri ex sindaci? Futuri sindaci non lo possiamo dire, li stiamo arrivando, questo lo vedremo dopo. Anche c'è Fricano, dove sei? C'è Pino Fricano, quindi praticamente abbiamo due sindaci in carica, due ex, un vice sindaco, insomma, si possono capire determinate dinamiche. Allora, dicevo, la stola diaconale si indossa dalla spalla sinistra al fianco destro, la fascia da sindaco invece si indossa al contrario, dalla spalla destra al fianco sinistro. Però, se qualcuno mi proponesse di barattare 100 fasce da sindaco con una sola stola diaconale, cosa direi io? Che spero di indossare però nel servizio alla gente, nel servizio alle persone, nel servizio a questa città che dobbiamo amare. Io ripeto, sono un cittadino come gli altri, non sono eccetera, però un appello mi sento di dirlo, di farlo. Siamo ormai alla vigilia delle prossime elezioni amministrative, quest'anno si rinnoverà l'amministrazione comunale di Bagheria, eh? Alla vigilia di Natale. Siamo alla vigilia di Natale. E io invito soltanto i miei concittadini, tutti, invito tutti.
a votare per persone che al di là del credo politico possono essere veramente persone che abbiano in mente la realizzazione del bene comune. Questa è la cosa importante. Lo so che non esiste, l'ho sperimentato sulla mia pelle, perché ripeto, mi dicevano o con noi o contro di noi, però sono del parere che, come dire, noi andiamo avanti, possiamo anche crescere, possiamo anche maturare determinate cose. Non è vero quello che dice Sciascia, che la Sicilia è irredimibile. Non è vero, non è vero. Ci sono persone che lottano, vedo Maria Luisa che lotta anche per un'azienda in questa città, una giovane imprenditrice che vuole dare lavoro. Come dire, sto facendo un ponte tra te e il sindaco, dice che ci sono problemi di comunicazione. Ecco qua, vi sto allacciando. Maria Luisa è l'amministratrice delegata di Rose, come si chiama? La Rose. La Rose, che praticamente questa azienda di detersivi eccetera eccetera, che cercano insomma un posto dove. E allora, sindaco, ancora ci sono 4 mesi, 5 mesi prima che si fanno le nuove elezioni, vediamo, ma non per Maria Luisa, ma per la città, per dare lavoro alla città, d'accordo? Allora, a tutti vi ho ringraziato, ma devo ringraziare pure l'editrice Plumelia, che ha creduto in questo mio lavoro, e quindi nella persona di Pino Aiello, di Peppuccio Provenzano, una entità, una realtà editoriale, culturale, senza la quale secondo me Bagheria si sentirebbe veramente monca. Io non posso dimenticare quello che mi disse una volta un padre benedettino. Padre? No, per le sabbie si ricorda. Padre benedettino, il professore di morale. Anselmo. Padre Anselmo, il quale mi ha detto, dice, questa è un'azienda veramente bella, un'azienda dove si sente l'odore della famiglia, dove si dà lavoro alle persone, dove appunto c'è la vera realtà produttrice di Bagheria, ma come questa ce ne sono chissà quante altre. E allora, per evitare di fare il trip, che poi quando si mette il microfono uno, come dire, perde le staffe, io voglio rimanere con i piedi per terra, voglio rimanere, ripeto, in questo mio ruolo di servizio. Vi ringrazio ancora una volta, la serata non è terminata perché adesso dobbiamo ascoltare le nostre concertiste, poi ci sarà un momento anche di condivisione e un bocconcino di panettone, ma cosa c'è di più bello in una famiglia se non mangiare insieme e condividere quel bene che è appunto l'amicizia, che è l'amore tra tutti noi? Buon Natale a tutti!